Finale 100 Delfino, concentriamoci, non sono finiti i brividi. Corsia numero 8, Victor Bromer, oro europeo nel Delfino due anni fa e argento quest'anno. Lemchenko, che non ha mai vinto nulla in corsia numero 1. In corsia numero 7 però c'è Matteo Rivolta, il campione ed ex primatista italiano, che è riuscito a vincere una medaglia a Debrecen, bronzo in questa distanza 4 anni fa. Piero Codia invece, il primatista italiano, quarto posto nei 50 qui all'Aquatic Center, oggi potrebbe giocarsi il podio, anche se non sarà facile. In corsia numero 6 c'è l'oro mondiale tanti anni fa e oro europeo dei 200 Delfino, prova il blitz nella distanza di mezzo. Mehdi Metella, che vanta un quinto posto la scorsa estate nella finale mondiale di Kazan, proprio in questa gara sarà in corsia numero 3. In corsia numero 5, che invece nei 100 si trova decisamente più a suo agio, Konrad Czerniak, vice campione del mondo nel 2011, bronzo nel 2013 e campione d'Europa due anni fa, rimette in palio il titolo che non sarà facile difendere nei confronti di mister 67 medaglie in carriera tra vasca lunga e corta, tra olimpiadi mondiali ed europei, 32 volte campione d'Europa, Laszlo c'è. Numeri impressionanti, così come impressionante il fatto che Laszlo sia riuscito a tirar giù un altro mezzo secondo dal suo record personale sui 200 Delfino l'altro giorno. Super favorito della distanza, ha vinto anche quest'inverno Israele a Netanya in corta, nonostante la grande impressione destata da Matteo Rivolta in quell'occasione. Un Laszlo Cseh che sembra lanciatissimo in questa nuova vita da delfinista. Lemeshko, Codia, Metella, c'è Czerniak, Korzeniowski, Rivolta e Bromer. Due azzurri in cerca di gloria. Finale europea dei 100 Delfino. Partono più o meno tutti con lo stesso tempo di reazione al blocchetto di partenza, tranne Korzeniowski in corsia numero 6, che non fa di questo aspetto il suo punto di forza. Scatenato in corsia numero 5 invece Czerniak, un po' attardato Laszlo c'è, bene Piero Codia, e vediamo come riesce a sviluppare la parte nuotata e soprattutto la prossima virata. Matteo Rivolta in corsia numero 7, virata con Codia in testa ai 50 metri. È partito senza freni come non lo vedevamo fare da tempo dai campionati, perlomeno dalla batteria dei campionati italiani, dove ha segnato un nuovo record 51-42, perde però in virata. Qua perde qualche posizione, una linea praticamente unita al centro, gli italiani stanno scivolando un po' indietro. Perde molto, perde troppo Piero Codia, non guadagna Matteo Rivolta nella parte alta della vasca e Laszlo Cseh che va a timbrare il cartellino per la medaglia d'oro. Czerniak che mette là, record dei campionati per l'ungherese, e peccato per gli azzurri che si piazzano quarto Codia, quinto Rivolta, con 51-82 Piero, 51-96 Matteo. Peccato, perché specialmente dopo quella virata dei 50 metri si poteva nutrire qualche speranza di bronzo con Piero Codia. Beh, l'ennesima dimostrazione di forza da parte di Laszlo Cseh, questo in particolare sua partenza, le mani sovrapposte, questo delfino estremamente ondulato, se vogliamo poco moderno, ma estremamente efficace. Il tocco alla piastra è perfetto, Czerniak che in grande condizione si era visto. Codia che perde qualcosa negli ultimi metri, stava rientrando un po' su Metella che fa sempre fatica a chiudere bene il 100, era partito bene, ha fatto una gara da protagonista e Rivolta ha tirato fuori quello che probabilmente ha adesso nelle braccia. Però una considerazione in assoluto, siamo sempre stati indietro nei 100 Delfino, poi abbiamo trovato Rivolta capace di fare ottime cose. Adesso abbiamo due finalisti europei che nuotano costantemente sotto i 52 secondi, due protagonisti della distanza, per cui questo è l'aspetto positivo che assolutamente va analizzato e portato a casa dall'Europeo per i ragazzi e per l'Italia. E che magari sentiremo però quell'immagine sulle tue